dopo tante richieste, ecco qua finalmente la guida definitiva all'utilizzo di Power Automate in azienda tramite Microsoft 365. So che me l'avete chiesto in tanti e ci ho messo un po' a farla, perché Power Automate, diciamo, non è un programma che si usa tutti i giorni, è un programma che fa parte della Power Platform di Microsoft, che contiene, oltre appunto a Power Automate, anche Power App e Power BI e Power Virtual Agent e Dataverse, quindi degli strumenti che servono alle persone che non hanno competenza tecnica di sviluppo di applicazioni, comunque di creare applicazioni, automazioni, estensione alla piattaforma Microsoft 365. Nel dettaglio, Power Automate di che si occupa? Si occupa di darci la possibilità di creare flussi di automazione. Automazione di qualsiasi tipo. Power Automate fa da collante tra applicazioni differenti di Microsoft 365. Per esempio, posso fare in modo che quando mi arriva un'email nella mia posta elettronica che ha un certo oggetto, ha un certo emittente e ha un allegato, allora la posso spostare in automatico, posso spostare l'allegato in automatico nel mio OneDrive. Oppure posso far sì che quando qualcuno fa il caricamento di un documento all'interno di una document library della mia intranet, invio un'email di alert o magari anche di approvazione a un certo gruppo di persone o magari al suo manager. Ecco, Power Automate ci permette di fare questo, automazioni mettendo in connessione gli strumenti che ci sono già su Microsoft 365. E veramente si può mettere in connessione praticamente quasi tutti gli strumenti di Microsoft 365, ma non solo, anche gli strumenti di terze parti. Ci sono tantissimi provider di soluzioni terze parti che hanno preparato connettori per Power Automate per permetterci di interagire non solo con i tool di Microsoft 365, ma anche con i loro sistemi esterni. Per esempio, facciamo un altro esempio. Se qualcuno fa l'upload di una informazione su un'anagrafica di una lista SharePoint Online, posso far partire in automatico un tweet su Twitter, ok? Capite bene che con la presenza di queste integrazioni con Microsoft 365, soprattutto con una miriade di connettori che i vari provider di terze parti hanno fatto e stanno ancora facendo, le possibilità che ci dà Power Automate sono veramente, veramente infinite. In questa guida vedremo un dettaglio molto accurato di quello che è l'utilizzo di questo strumento in azienda. Parleremo anche del licensing e della gran parte delle sue funzionalità. Lasceremo delle funzionalità che invece sono molto più avanzate, le lasceremo insomma a un vostro studio. Comunque Microsoft ha disponibile la documentazione per tutte le funzionalità di Power Automate. Online ci sono esempi di tutte le altrettante funzionalità, quindi non dovreste avere problemi dopo aver visto questa guida a andare un po' più avanti e a vedere le cose magari un po' più avanzate. Ok? Bene, iniziamo e vediamo come primo punto quali sono i punti di accesso che abbiamo per iniziare a creare i nostri flussi di lavoro con Power Automate e soprattutto com'è l'interfaccia grafica di questi punti d'accesso. Okay? Il primo punto è un sito che si chiama make.powerautomate.com, che è il punto d'ingresso in cui trovate tutti i vostri flussi di lavoro che create con Power Automate. Okay? Si tratta di un sito web, può essere acceduto da qualsiasi browser e ha l'interfaccia che vedete. Fondamentalmente, in alto c'è la solita barra di Microsoft 365, sulla sinistra c'è il menu con tutte le azioni che io posso fare su Power Automate e come al primo accesso ho la visualizzazione di un po' di informazioni che mi aiutano ad iniziare la creazione dei miei flussi. Qua ci sono un po'
di template che posso utilizzare per creare i miei primi flussi. Qua sotto c'è un po' di informazione e qua sotto ci sono un po' invece di informazioni che vengono dal blog di Power Automate, del team di prodotto di Power Automate, che ci aggiorna su le nuove novità, i connettori che sono stati rilasciati all'interno di Power Automate e tanto altro, ok? Un altro punto di accesso a Power Automate è Microsoft Teams. All'interno di Teams c'è un'applicazione specifica, un'app personale che si chiama proprio Power Automate, che ci permette di accedere in questo caso a tutti i flussi di lavoro che però sono stati creati per Teams, quindi in connessione con Teams e non agli altri, e anche ovviamente a creare nuovi flussi. In questo caso l'app specifica per Teams lavora nel contesto di Teams, quindi oltre a vedere l'elenco dei flussi che posso creare in interazione con Microsoft Teams, ho anche template che sono specifici per far lavorare Power Automate con Microsoft Teams. Un esempio classico è prendo un messaggio che è stato scritto magari da qualcuno dei miei colleghi all'interno di una conversazione di un gruppo Teams e voglio schedulare una risposta. Ecco, Power Automate ci dà la possibilità anche di fare queste interazioni. In generale qui l'interfaccia è un po' più semplice, qui vediamo l'elenco dei flussi che ho già creato, qua su in alto ho la possibilità di crearne uno nuovo e poco altro, ok? Mentre invece l'interfaccia lato web mi permette di fare veramente tante cose, ok? Questa è la principale differenza tra i due punti di accesso. Andiamo avanti e vediamo le tipologie di flussi che io posso andare a creare su Power Automate. Quando parlo di flusso è veramente una serie di azioni che vengono scatenate da un evento esterno a Power Automate e che vanno a definire appunto la mia automazione. Ok? Questa è proprio la definizione di flusso. Se ritorniamo all'interno dell'interfaccia grafica di Power Automate, vedete che c'è un bel pulsante Create che ci dà la possibilità di scegliere tra le varie tipologie di flussi di automazione che io posso andare a creare su Power Automate. Ok? Vediamoli un po' tutti quanti. Il primo flusso è il flusso Automated. Che cosa significa? È un flusso che viene può essere lanciato quando succede un'azione esterna a Power Automate, però un'azione che non è manuale, cioè un'azione automatica. Facciamo un esempio. È la ricezione di un'email. La ricezione di un'email è un flusso, cioè può lanciare un flusso automatico perché è il sistema Outlook o comunque Exchange Online che riceve la mail e mi permette di lanciare il mio flusso. Un altro flusso automatico può essere quello magari legato a SharePoint Online per il caricamento di un file all'interno di una document library. Anche questo è un'azione automatica che fa partire il flusso in maniera automatica. Okay? Poi ci sono i flussi istantanei. Il flusso istantaneo non è nient'altro che un flusso che può essere fatto partire a partire da un'azione specifica dell'utente, cioè è l'utente che decide quando far partire il flusso di automazione in maniera istantanea. Facciamo un esempio classico: ho una document library SharePoint, seleziono un file, faccio clic su Automate e decido di far partire un flusso di approvazione sul file che ho selezionato. Questo è un flusso istantaneo. Poi ci sono i flussi schedulati. I flussi schedulati sono molto carini, molto utili. Ci permettono di lanciare delle automazioni in maniera schedulata nel tempo. Per esempio, voglio mandare una mail di reminder ogni lunedì mattina ai miei colleghi per ricordarli di aggiornare le attività di progetto. Ok? Per evitare di fare questa mail manuale ogni settimana, posso venire su Power Automate, creare un flusso schedulato e far partire in automatico le mie email. Ok? E questo è solo un esempio. Poi Power Automate ha anche una versione desktop che non andremo a coprire in questa guida,
che però è molto molto utile, molto performante, molto bella, che ci dà la possibilità di creare dei flussi di automazione però sul PC. I flussi di automazione sul PC sono semplicemente magari la registrazione di passi che io faccio con il mio mouse per automatizzare qualche azione che magari faccio di frequente, per automatizzare un test su una qualsiasi applicazione e tanto altro. Anche qui veramente il limite è dato semplicemente dalla nostra immaginazione, ok? Ecco, queste sono le principali tipologie di flussi che possiamo creare in Power Automate. Cerchiamo di capire adesso un po' quali sono gli oggetti principali che ci fanno creare un flusso in Power Automate. Gli oggetti principali sono tre. Il primo è il trigger. E l'oggetto trigger è quello che poi definisce la tipologia di flusso. Quindi il trigger è quando un file viene cancellato da una document library SharePoint Online, è un trigger che ci fa partire un flusso di tipo automated che abbiamo visto prima. Un trigger è invece quando l'utente seleziona un file su SharePoint Online, è un trigger che ci fa partire un flusso istantaneo. Un trigger invece schedulato ogni X ora ci fa partire un flusso schedulato. Ok? Questi sono i trigger. Le azioni invece sono le attività che devono essere eseguite, quindi le automazioni che devono essere eseguite una sotto l'altra nel mio flusso di lavoro. In più, come ultimo oggetto, ci sono le condizioni. Le condizioni ci permettono di avere dei flussi di automazione che si comportano in maniera differente rispetto a quello che magari è l'input della nostra automazione. Per esempio, ricevo una mail, voglio far sì che solo se la mail contiene un allegato, allora questo allegato finisce sul mio OneDrive. Ecco, in quel caso faccio una condizione che controlla se l'input del mio che viene dal mio trigger, quindi l'input del mio Power Automate, contiene una mail che ha un file allegato, allora solo se c'è questa condizione faccio il resto delle attività. Ecco, con questi tre oggetti noi andiamo a creare tutti i nostri flussi Power Automate. Vediamo quindi adesso come creare uno di questi flussi e partiamo dalla creazione di un flusso automatico, ok? Quando faccio clic su questa interfaccia, Power Automate mi dà la possibilità di scegliere il titolo del mio flusso, ok? E poi ho due opzioni: posso o skippare, diciamo, questa sorta di wizard di aiuto alla creazione del flusso facendo clic su skip e quindi iniziare a creare il flusso per i fatti miei, oppure posso scegliere uno dei trigger disponibili all'interno della piattaforma. In questo caso, vedete, se scorro ci sono un po' i trigger principali, quindi quando magari viene inserita una risposta all'interno di una survey fatta con Microsoft Form, che è un altro dei tool di Microsoft 365 che possiamo integrare con Power Automate. Quando viene creato un elemento su una lista SharePoint, quando viene caricato un file all'interno di una lista SharePoint e così via. Facciamo un primo esempio che è l'esempio legato a Microsoft Forms. Lo faccio perché è uno di quelli, diciamo, che di solito si fa di più. Poi facciamo anche l'esempio su SharePoint Online, non vi preoccupate. In questo caso il flusso lo posso chiamare manda una mail quando viene risposto la survey. Ok. Bene, faccio clic su Create. Una volta fatto clic su Create, entro in quella che è la parte di design del nostro flusso di automazione. La parte di design funziona a blocchi. Ogni blocco può essere o un trigger, o un'azione, o una condizione. Non ci sbagliamo.
Il trigger è quello che deve essere per forza messo come primo blocco. Il trigger, come vi dicevo prima, definisce il tipo di flusso da fare. In questo caso io ho scelto il trigger che fa partire il flusso quando una nuova risposta viene inserita all'interno di un form di Microsoft Forms. Okay? In questo caso ogni box ci dà la possibilità solitamente di specificare un po' di configurazioni. Quindi siccome questo è il box relativo a Microsoft Forms, io ho la possibilità di scegliere tra tutti i form che ho disponibili all'interno di Microsoft Forms. Ok, in questo caso io avevo creato un form ad esempio legato a questa guida, e quindi vorrei linkarlo. Il form si chiama "Ti piace il corso su Power Automate". Lo trovo qua in ordine alfabetico. Una volta selezionato, ho la possibilità, come mi dice Power Automate stesso con questi coach mark, di aggiungere tutti quelli che sono le azioni che andranno a far parte del mio flusso di automazione. Okay? Il new step ci permette qua di creare un'azione, lui la chiama operation. In realtà poi sì, è vero, è un'operazione, perché può essere sia un'azione sia una condizione. Qui accedete a un'interfaccia che vi permette di accedere a qualsiasi delle azioni che sono presenti in Power Automate. Power Automate divide le azioni secondo, diciamo, una categoria che è legata, insomma, alle azioni standard, che sono tra le built-in e appunto le standard. Ci sono le azioni premium, e qui c'è poi un punto molto importante di cui parlare riguardo appunto le licenze, il licensing, perché tutte le azioni premium hanno comunque la necessità di una licenza aggiuntiva rispetto a quella che magari avete già su Microsoft 365. In più c'è la possibilità di avere delle azioni personalizzate. Adesso io qui non le ho, e questo è uno dei argomenti più avanzati che non andiamo a trattare in questa guida, ma che dovete sapere, che ci permette di creare delle azioni personalizzate, però scrivendo, insomma, del codice. Okay? La clipboard è una funzionalità molto carina, perché ci permette di fare copia e incolla dei box, quindi delle azioni o delle condizioni, all'interno del mio flusso, per facilitarmi durante la creazione del flusso stesso. Okay? In questo caso io che cosa voglio fare? Voglio mandare una mail, quindi filtro l'enorme archivio di azioni che sono presenti all'interno di Power Automate per cercare quella che voglio. In questo caso io voglio inviare una mail, e quindi forse è meglio che filtro per send mail, così vediamo quelle che ho a disposizione. Ho send an email della categoria Office 365 Outlook. Questo send an email mi dà la possibilità di mandare un'email, fondamentalmente, con un po' di opzioni. Vedete in questo caso che ho un box differente. Il box mi dà la possibilità di decidere chi deve ricevere questa email, e qui posso sia decidere di scegliere a mano una delle persone presenti all'interno del mio Microsoft 365, o magari semplicemente inserire un indirizzo email esterno. Okay, nessuno mi vieta di farlo. Posso decidere di mettere il soggetto, il body, e poi ho un po' di funzionalità avanzate. Okay? Posso decidere chi mettere in CC, posso decidere se mandare la mail con un alias, e questo funziona nel caso dell'email solo se il mio account Microsoft 365 ha un alias, oppure se ha accesso a magari una mailbox condivisa tramite cui inviare questo messaggio. Posso poi scegliere gli allegati, e poi posso scegliere la sensitività, l'importanza e eventualmente un indirizzo email a cui poi il mio destinatario farà il reply. Queste sono tutte impostazioni che ci arrivano da Exchange Online, quindi il server di posta che Microsoft 365 ci mette a disposizione.
La cosa importante è che dovete capire è che ogni box ha, ha le sue opzioni, ok? Quindi se mettete azioni differenti all'interno del vostro flusso di automazione Power Automate, avrete delle opzioni differenti, ok? Vediamo invece le condizioni. Faccio clic su più. In questo caso, come vedete, il designer di Power Automate mi dà la possibilità di sia di inserire dei trigger come primo box, sia di inserire delle azioni come ultimo box, che quindi vengono eseguite dopo l'ultima azione che avevo già inserito, che quindi diventa la penultima, ma anche di inserire delle azioni tra un box e l'altro, facendo clic su questo più. Faccio clic su più, lui mi dà la possibilità di aggiungere o un'altra azione oppure un ramo parallelo. Un ramo parallelo che cos'è? Come vedete adesso qui ho un'azione che viene eseguita una dietro l'altra, quindi il trigger e poi la mia prima azione. Se invece scelgo di avere un ramo parallelo, fondamentalmente ho la possibilità di far eseguire più azioni in maniera parallela durante il mio flusso. Ok, aggiungo in questo caso una nuova azione che per me è una condizione. Le condizioni sono disponibili nell'area control, ok? Posso mettere dei controlli, che è un po' come se fosse un if, no? Una condizione, cioè se succede qualcosa, allora, no? Se la condizione è vera, allora vado avanti con altre attività. Posso fare dei cicli, quindi applicare delle azioni per magari più condizioni, ok? Un esempio in questo caso è ho più allegati all'interno di un'email, faccio un ciclo apply to each per dire per ognuno di questi allegati faccio una specifica azione, ok? Oppure ho il do until, quindi fai delle azioni fino a quando non si verifica una condizione. Ho per esempio un altro che si usa molto spesso è lo switch, cioè una serie di condizioni che vengono determinate in maniera parallela. Quindi prendiamo sempre l'esempio dell'email. Se io ricevo l'email posso dire se il mittente è Giuseppe Marchi allora fai questo, se il mittente è Mario Rossi allora fai quello, se il mittente è Luigi Verdi allora fai quest'altro, altrimenti fai altre azioni. Ecco, questo è lo switch. E poi c'è un controllo molto importante che è il controllo terminate. Terminate ci dà la possibilità di chiudere il flusso su un particolare ramo. Questo è molto utile. In questo caso mettiamo una condizione, ok? La condizione mi apre subito due rami nel mio flusso Power Automate. Il primo è legato alle azioni che vengono eseguite se la condizione è vera, e il secondo invece è legato alle azioni che vengono inserite se la condizione è falsa, ok? Power Automate ci dà la possibilità di spostare box da una parte all'altra, oppure di metterli in una posizione precedente a box già presenti, facendo un drag and drop, come vedete, come sto facendo io adesso. In questo caso io voglio mandare un'email nel caso in cui la mia condizione sia valida, ok? Per ora questo è un flusso, diciamo, che non funziona, perché va bene che viene fatto partire quando una nuova risposta viene inserita nel mio Microsoft Forms, però poi la condizione non è specificata, e soprattutto lui mi dice proprio guarda, non puoi mandare un'email fin quando non metti almeno il destinatario, il soggetto e il body, ok? Andiamo quindi a inserire valore nel mio Power Automate. Come faccio? Punto numero uno, vado a definire la mia condizione. Le condizioni, in questo caso, io ho la possibilità sia di definire una condizione manuale, sia di definire invece una condizione prendendo dei dati in maniera dinamica. Ok? In maniera dinamica da dove? Li posso prendere o dal trigger o da qualsiasi box che è precedente
al mio, alla mia condizione. Ok? Se vedete, quando faccio clic su uno di questi campi di input, appare questo pannello che mi dà la possibilità di scegliere dei dati dinamici. Ok? In questo caso io vedo dei dati dinamici solamente relativi al box precedente, e che sono questi qua, l'identificativo del form, dei dati di risorsa che vengono dal form, che dobbiamo capire bene di che si tratta, e il body della risposta che è stata messa all'interno del form. Qui già sono delle cose un po' più tecniche, un po' più complicate. Una best practice, prima di andare a definire la nostra condizione, della gestione di questi flussi e della gestione di questi box è sempre quella di andare a rinominare qualsiasi box di cui state gestendo fondamentalmente. Perché questo? C'è un motivo ben specifico. Quando andrete a specificare delle condizioni o dei campi dinamici, Power Automate lo fa specificando il nome del box, e se avete degli spazi o comunque dei nomi molto lunghi, vedrete che avrete una gestione molto complicata del vostro flusso. In questo caso io lo chiamo MyTrigger, così non mi sbaglio. Anche la condizione la posso cambiare di nome. Check question 1. Ok? Anche qua posso scrivere send mail if true. Ok? E così via. Bene. Aggiungiamo poi un altro box che serve al mio caso. Aggiungo un'azione che è sotto il forms, che mi dà la possibilità di prendere il dettaglio delle risposte che fanno parte della risposta che ho ricevuto, il mio trigger. Ok? In questo caso uso l'azione getResponseDetails. GetResponseDetails mi chiede, punto numero 1, qual è il form da cui io voglio recuperare informazioni, ed è sempre il mio form "ti piace il corso su Power Automate", e poi mi chiede qual è la response ID. In questo caso io non lo so, e quindi non posso mettere un numero in maniera manuale, ma anzi devo andare a prendere l'output del mio box precedente, in questo caso del mio trigger, e vedere se c'è un dato che è utile al mio secondo box. In questo caso lui chiede il response ID, e se vedete in effetti il response ID è un output del box precedente. Ok? Fate conto quindi che ogni box ha un input, che sono le informazioni che andate a mettere manuale nel caso di azioni e di condizioni, e invece nel caso di trigger sono le informazioni che arrivano dall'esterno del nostro Power Automate, e poi ogni box ha un output. In questo caso il trigger ha l'input delle informazioni ricevute dal forms e ha come output la response ID. Ok? Qua la nostra response details, io la chiamo response, ok? Che cosa mi dà di output? Vediamolo. Andiamo nella mia condizione. Vedete che rispetto a prima ho un po' di informazioni in più, perché oltre alle informazioni che arrivano dal mio trigger, adesso ho anche l'output del box precedente, ok? E più box ho prima del box su cui sto mettendo dei dati, e più informazioni recupero. In questo caso Power Automate è super dinamico, nel senso che ha capito che sto interagendo con questo forms su Microsoft Forms, ho recuperato una specifica risposta che è una risposta dinamica, e lui mi dà un po' di informazioni che sono legate al mio form. In questo caso mi dà chi ha risposto al form, mi dà quanto tempo ci ha messo, ma soprattutto mi dà tutte le risposte che sono presenti nel forms. Ritorniamo qua nel mio form. Vedete che io ho messo un titolo e una sola domanda. E questo lui lo fa con qualsiasi box andiamo ad inserire all'interno del mio Power Automate. Ok? In questo caso Forms mi dà
le domande che sono presenti nel forms, se metto un'azione legata a, non so, il recupero di metadati di un documento SharePoint, mi recupererà i metadati, e quindi è molto basata sul contesto, basata sulla azione che andiamo a inserire nel nostro Power Automate. Ok, in questo caso io voglio sapere se il risultato della mia risposta alla mia domanda è uguale a 5. Ok, quindi voglio fare questo invio dell'email solamente se qualcuno fa click sulla quinta stellina. Ok, e questo è proprio un esempio. Se invece decido di andare avanti, quindi usare l'invio dell'email, in questo caso posso dire voglio inviare la mail a una specifica persona, in questo caso Giuseppe Marchi, come soggetto gli voglio mettere c'è una nuova risposta a 5 stelle, ok? E in questo caso non ho usato un campo dinamico, ma ho usato un campo invece, cioè ho usato un'informazione testuale. Allo stesso modo posso fare nel body, ma in questo caso voglio mixare un po' delle informazioni che posso inserire manualmente con le informazioni che invece posso prendere in maniera dinamica. In questo caso scrivo mittente e ci scrivo rispondere email, ok? Ok? E magari posso anche mettere il link al mio Power Automate, perché così ci clicco e vado a vedere subito la risposta, no? È un'automazione, quindi mi aiuta a migliorare la mia produttività. Lascio perdere tutto il resto delle cose che vado a scrivere e faccio un primo test. Ok, come faccio a fare un test? Devo assolutamente salvare il mio flusso. Fin quando non salvo, le automazioni non partono, quindi non sono disponibili. E poi devo fare effettivamente la prova di rispondere a questo form. Quindi vado su Collect Response, mi faccio una copia di questo indirizzo, che è l'indirizzo tramite cui qualsiasi persona, in questo caso presente all'interno della mia azienda, può esprimere la sua valutazione. Ok? Seleziono la valutazione, faccio submit e lui mi dà il thank you. Cosa succede nel frattempo? Succede che Microsoft fa sì che questo flusso fa una prima esecuzione. Per vedere le esecuzioni devo uscire dalla parte di design del mio flusso, e qua sotto ho esattamente l'elenco di tutte le esecuzioni che sono state fatte. Questa che vedete è la pagina di dettaglio del mio flusso, dove ci sono delle informazioni importantissime che adesso pian piano guardiamo. Vediamo cosa è successo. Posso fare click su questa esecuzione del flusso. Lui mi dà esattamente tutti i box come se fosse all'interno dell'area di design, però in modalità solo a lettura, con la possibilità di vedere quello che è stato un po' sia l'input che l'output di tutti i miei box. Vedete, molte volte l'input è un po', diciamo, con dei formati strani, lo stesso anche l'output. Vediamo in questo caso, qua mi dà un po' di informazioni un po' più dettagliate, e vedete che effettivamente io ho recuperato la stellina, cioè il valore delle stelline che sono state date durante, quando mettevo la risposta al mio form. Ok, poi ho la possibilità di vedere come è andata la mia esecuzione, la mia condizione, e in questo caso mi ha detto false. Perché? Perché vedete, questo è un caso molto specifico. In realtà io nella mia condizione ho verificato che il tale campo fosse uguale a 5, però in modalità numero, ok? Da qua, da questa visualizzazione, invece capisco che 5 non è un numero, ma è una stringa, quindi lui si aspettava le virgolette, ok? E questo mi è utile per spiegarvi il nuovo
il nuovo argomento, cioè come testare un flusso, ok? Perché non è detto che appena io creo il mio flusso poi funziona tutto quanto, ok? Anzi, come vedete, molto spesso vedrete che vi sbaglierete. Testare i flussi serve anche per capire qual è il formato di output delle varie azioni che andiamo a mettere all'interno del flusso. Quindi è un'operazione molto importante, esattamente come è successo a me. Ok? Che opzioni abbiamo per testare il nostro flusso? Vediamole bene insieme. Ok? Punto numero uno, quando sono qua ho la possibilità di fare un resubmit. Ok? Che cosa significa? Significa che lui fa rieseguire esattamente lo stesso flusso con esattamente gli stessi dati di input. E questo è utile quando magari i miei dati che ho di input magari cambiano all'esterno del mio Power Automate. Okay? Nel mio caso non è tanto utile e quindi lascio perdere. Un'altra possibilità che ho è ovviamente fare le modifiche al mio flusso, poi aprire il mio form su Forms e dare una nuova valutazione, fare submit. E questo su Forms è semplice, e quindi volendo posso anche fare così ogni volta, però vedrete che magari facendo flussi Power Automate differenti che interagiscono con tanti prodotti Microsoft 365 con cose esterne, dati un po' più complicati, vedrete che ogni volta riprovare dall'applicazione esterna diventa molto oneroso. Okay? Quello che posso fare quindi è andare in modalità edit, fare la modifica che devo fare. In questo caso io voglio dirgli che la mia verifica deve essere non su un 5 numerico ma su un 5 in modalità stringa, e poi ho la possibilità di fare clic su questo pulsante test qua in alto a destra. Il pulsante test mi permette di scegliere: guarda, vuoi fare un test manuale, quindi risottomettendo una risposta al tuo forms, oppure vuoi fare un test automatico? Automatico significa che lui ti rifà ripartire il test di questo Power Automate esattamente prendendo l'input di una delle precedenti esecuzioni che hai fatto. Quindi io non devo più aprire il Power Automate e aprire Forms e applicare, dare la mia risposta, ma semplicemente scelgo una delle esecuzioni precedenti e faccio save e test. Questo non lo vedete, ma adesso mi tolgo. Devo togliere anche il footer, eccolo qua, c'è un save test, ok? Lo lancio e vediamo che succede. Eccomi qua. Ecco, la modalità di test è una sorta di esecuzione dove io posso vedere in tempo reale quello che succede. Se avete visto velocemente, la mia condizione, che è quella che magari ha preso un po' più di tempo rispetto alle azioni precedenti, aveva prima l'iconcina gialla, cioè in esecuzione, e poi mi ha dato l'iconcina verde perché questa azione è andata a buon fine, ok? Nel senso che non ha avuto un errore, non che la condizione ha dato un responso positivo, perché se vi ricordate anche prima, quando la condizione non era corretta, qua avevo sempre l'iconcina verde. Avrò un'iconcina rossa quando invece c'è effettivamente un problema, cioè un errore di esecuzione, ok? Ecco, in questo caso la mia condizione è andata a buon fine, quindi la modifica che ho fatto è stata buona, e qui lui mi ha dato anche una sorta di preview di quella che è la mail che è stata inviata. È stata inviata a Giuseppe Marchi perché l'ho scritto io a mano. Il subject l'ho scritto io a mano, però se vedete qua c'è una mail con un contenuto che avevo scritto io a mano e un contenuto che invece è stato preso in automatico dall'output del mio trigger iniziale. Ok? Ecco, in questo modo ho la possibilità di testare i miei flussi, quindi non sempre in maniera manuale, ma anche in maniera automatica. Ok?
Non mi viene una domanda adesso? A me verrebbe, perché la prima domanda che mi verrebbe è questa: ma questa email chi è che la invia? La invia Power Automate? La invii tu? La invia una casella di posta che deve essere creata appositamente per Power Automate? No. La risposta è che, siccome ho fatto io questo Power Automate, sono io a inviare l'email. E questo mi permette di spiegarvi un concetto molto importante che c'è su Power Automate, che riguarda le connessioni. Ok? Che cos'è una connessione? La connessione specifica il contesto in cui ogni azione viene eseguita. Ok? Facciamo un esempio. Ritorniamo nella nostra area dimostrativa. Andiamo in modifica del mio flusso. Selezioniamo la mia azione di invio dell'email, facciamo i tre puntini e vedete che qua in basso c'è la possibilità di capire con quali delle connessioni che io ho configurato nel mio Power Automate viene eseguita questa azione. Ok? In realtà avete visto, io non è che ho fatto nessuna configurazione, ho fatto create, ho scelto il tipo di flusso e poi ho messo le azioni e il flusso mi ha inviato l'email, ok? Questo perché, però già vedete delle connessioni, e questo è così perché di default ogni flusso Power Automate gira con il vostro contesto dell'utente, ok? Quindi se volete mandare un'email vedrete che l'email verrà inviata con la vostra casella di posta, e se andate adesso, dopo aver seguito me in questo esempio, e andate nella vostra cartella di posta inviata, vedrete che c'è un'email inviata con questo contenuto. Questo avviene tramite Microsoft Graph, di cui vi consiglio di guardare il video che ho fatto, che vi spiega bene di che si tratta. Microsoft Graph permette applicazioni come Power Automate stesso di lavorare nel contesto di sicurezza della persona, e quindi accedere alla sua email, mandare un'email al posto suo con un'automazione, eccetera eccetera. La stessa connessione c'è anche quando io ho a che fare con Forms, in questo caso, oppure se metto un'azione che ha a che fare con Teams ho bisogno di una connessione, se metto un'azione che ha a che fare con SharePoint ho bisogno di una connessione, e così via. Vedo le connessioni del mio flusso quando vado all'interno della pagina di dettaglio del flusso, qua sulla destra. Lui in automatico, ogni volta che viene aggiunta un'azione che ha bisogno di una connessione che non c'è di default nel flusso che state facendo, lui in automatico l'aggiunge, ok? E aggiunge connessioni secondo il vostro account, secondo la vostra utenza. Se fate edit, avete la possibilità di vedere quali sono le connessioni che sono state messe e poi anche di modificare gli owner di questo gruppo, di questo Power Automate. Gli owner sono le persone che possono modificare il Power Automate. Okay? Da questa area di connessioni io cosa posso fare? Posso togliere una connessione che è già presente oppure gestirle. Ok? In questo caso gestisco le connessioni del mio environment, non di questo singolo flusso. Okay? Può capitare che durante il tempo le vostre connessioni si stacchino. Perché? Perché Microsoft Graph, per questioni di sicurezza, non permette connessioni che vengono, diciamo, abilitate una volta per sempre, ma prevede, diciamo, un periodo massimo di autenticazione, ok? E questo periodo varia da sottoscrizione a sottoscrizione, lo potete modificare, potete chiamare il vostro admin di Microsoft 365 per modificarlo e così via, ok? Però può capitare che magari vi accorgete che i vostri Power Automate non stanno più funzionando come si deve e vedrete che entrando all'interno della pagina di dettaglio del flusso Power Automate troverete qua una connessione da dover riaccettare. Okay? Riaccettare che cosa significa? Semplicemente significa fare login con il proprio account, magari accettare l'MFA se avete l'MFA abilitata, e poi dire che questa è una connessione valida.
Ok? Nel caso di alcune connessioni particolari, come questa, ho la possibilità di capire bene nel dettaglio quali sono i permessi che questa connessione ha sul mio account. Ok? In questo caso la connessione Office 365 Outlook ha la possibilità di leggere il mio profilo utente, di leggere, aggiornare, quindi inviare e cancellare email, mandare email a mio nome e poi creare eventi e creare contatti. Ok? E queste sono tutte azioni che non è che può fare Power Automate, ma fa Power Automate per conto mio. So che è un concetto non semplicissimo da capire, però una volta che io abilito Power Automate a fare queste azioni, allora lui le può fare, però solo sulla mia email, chiaramente, non su quelle di tutti gli altri utenti del mio Microsoft 365. Ok? E questa è una cosa molto importante da capire, le connessioni, perché facciamo l'esempio: voi fate un flusso di approvazione di documenti all'interno di una Document Library SharePoint. Se inviate delle email di approvazione, tutte le mail vengono inviate a vostro nome e quindi è sempre bene aggiungere delle connessioni che invece vengono create a partire da delle utenze di servizio. Ok? Perché l'utenza di servizio? Perché l'utenza di servizio mi serve magari a accedere a un'informazione in cui il mio account non ha accesso, oppure mandare un'email non a mio nome ma a nome dell'account di servizio, che magari è una mail che poi non viene monitorata, su cui gli utenti non devono fare un'interazione diretta, eccetera eccetera. Ok? È molto importante stare attenti alla gestione di queste connessioni. Ok? Adesso vediamo un altro argomento relativo all'utilizzo di Power Automate, che riguarda una funzionalità ben specifica che ha Power Automate, che sono le approvazioni. Ok? Le approvazioni è una sorta di funzionalità che mette insieme sia Power Automate che Microsoft Teams. Teams ha proprio un'applicazione specifica che si chiama Microsoft Approvals e che ci permette di inviare approvazioni e ricevere approvazioni poi da fare. Quindi se io la ricevo posso decidere se approvare o rifiutare. Ok? Ritorniamo all'interno della mia interfaccia per vedere un esempio di utilizzo di queste approvazioni. Se faccio clic su My Flows, qui ho la possibilità di vedere tutti i flussi che ho creato all'interno del mio environment su Power Automate, vedere quelli che ho creato io, quelli desktop e soprattutto se ci sono dei flussi che sono stati condivisi con me. In questo caso io apro il flusso Approval Demo, okay, che ho già creato, così che insomma risparmiamo un po' di tempo. Questo flusso è molto semplice, però utilizza proprio le approvazioni. Prima di tutto, notiamo il trigger. Il trigger si chiama For a Selected File. In questo caso è un tipo di flusso istantaneo che viene avviato ogni volta che qualcuno seleziona un file all'interno di questo sito SharePoint e all'interno di questa libreria di documenti. Ok? Poi che cosa fa? Usa un'azione di SharePoint per settare un metadato. Ok, vi faccio vedere l'area all'interno di SharePoint Online. Ecco qua il mio metadato Approval Status, che è un metadato di tipo Choice, dove io ho inserito vari valori per far tenere traccia dell'andamento del mio flusso di lavoro. Ok. In questo caso cosa succede? Lui prende dall'output del trigger l'identificativo del documento che è stato selezionato e poi lo mette in pending. Quindi, giusto per farvi capire, facciamo l'upload di un nuovo file. Ecco, mettiamo questa immagine. Questa immagine diventa un nuovo file della mia library che non ha un approval status. Se seleziono il file ho la possibilità di fare clic su Automate.
Automate è un'azione che in automatico mi fa visualizzare tutti i flussi Power Automate che sono stati legati a questa libreria di SharePoint Online e trovo il mio approval demo e quindi ho così la possibilità di lanciarlo. Ok? In questo caso lui mi apre un pannello sulla destra e questa è la modalità di avvio di un flusso istantaneo in SharePoint Online, dove mi dice: guarda, stai per far partire questo flusso, l'owner di questo flusso è Giuseppe Marchi, questo flusso, attenzione, che usa SharePoint, Approval e Team per le connessioni. Hai anche la possibilità di rivedere le connessioni. Se faccio avvio di questo flusso, il flusso parte e quindi vengono eseguite il set di questo metadato. Infatti, se faccio un aggiorna della pagina, vedete che il mio file cover è diventato con stato pending e poi viene lanciata finalmente questa azione di approvazione. Ok, gli approvals sono semplicemente delle notifiche che ti arrivano o via email o tramite Microsoft Teams di richiesta di approvazione. In questo caso io ho fatto partire un flusso di approvazione in cui il primo che arriva approva per tutti. Ho specificato un titolo mettendo un po' di informazioni scritte a mano, quindi approve e poi il nome del file, che invece è un contenuto dinamico che viene preso da il mio trigger fondamentalmente. E ho inserito la persona che deve approvare, in questo caso l'ho inserita manualmente, ma anche qua nessuno vi vieta di utilizzare l'output di un altro dei box delle azioni di Power Automate per far approvare in questo caso il documento. E poi ho inserito un po' di informazioni per corredare la mia richiesta, quindi la data di richiesta, chi l'ha richiesto, l'indirizzo del documento. Ok? Questa box fa partire poi un'approvazione che io posso accedere appunto via mail o via Teams oppure direttamente all'interno di Power Automate. C'è anche un'app mobile apposita di Power Automate per gestire queste approvazioni. A me piace utilizzare Teams perché così uso il concetto di Teams as a platform e faccio tutto all'interno di Microsoft Teams, però qui è scelta vostra di chi decide che, diciamo, quale applicazione utilizzare, quando deve approvare. Andiamo avanti, in questo caso la condizione è molto semplice, c'è un campo dinamico che si chiama Outcome, che è il risultato della mia approvazione, cioè se è stata approvata o se è stata rifiutata, che mi è utile per la mia condizione. Quindi io controllo che l'outcome sia uguale a approve, quindi il tasto approve che è stato cliccato nella mail o su Teams eccetera eccetera, e se è stato cliccato cosa faccio? Metto in approvato il metadato del mio elemento SharePoint e poi addirittura qua ho usato un'azione che mi permette di postare un messaggio su uno specifico canale di Teams. Questo come esempio, no, di interazione tra SharePoint Online, Approval e Teams tramite Power Automate che fa da collante. Vediamo cosa è successo. Se faccio clic su Approvals vedrò eccola qua l'approvazione che ho appena lanciato. In effetti oggi è gennaio 25, l'ho appena lanciato 2 minuti fa. Se faccio clic su questa approvazione vedo un po' di dati che poi sono quelli che ho inserito qua. Devo dire che l'interfaccia di Power Automate per le approvazioni è un po' bruttina, quella di Teams invece per le approvazioni è molto molto più carina. Anche in questo caso vi consiglio di guardare uno specifico video che ho fatto per le integrazioni possibili tra SharePoint Online e Microsoft Teams, appunto tramite Power Automate, così vedete anche tutto il dettaglio di quella interfaccia. Fatto questo, io posso venire qua e posso decidere di approvare o rifiutare. La stessa cosa la posso fare dall'email e quella è un'esperienza molto molto bella, perché direttamente dall'email posso decidere di approvare o rifiutare o mettere un commento senza uscire dalla mail. Questo è molto carino. Guardatevi bene Approvals perché è molto molto utile.
in questo caso approvo, posso mettere il commento che è opzionale o meno. Ovviamente se metto un commento, il testo del commento diventa un output del mio box di approvazione, ok? In questo caso approvo e il mio flusso così può andare avanti e eseguire quindi tutto il resto delle azioni. Benissimo, abbiamo visto quindi come creare dei flussi, quali sono gli oggetti principali per la creazione di flussi su Power Automate, e adesso andiamo avanti con un altro argomento che riguarda appunto l'accesso a questi flussi e soprattutto la condivisione con i colleghi. Ok, abbiamo visto quindi che facendo clic su My Flows io ho l'accesso a tutti i flussi che ho creato. Ok, c'è qua un tastino in alto che abbiamo citato prima, che sono i flussi che qualcuno ha condiviso con me, ma in cui tranquillamente posso accedere e vedere tutti i flussi che sono stati creati da altri e in cui io accedo come contributore, ma nessuno mi vieta poi di andare all'interno del mio flusso di lavoro e decidere di fare uno share. Share mi permette di ritornare nell'interfaccia di prima, dove magari io scelgo l'utente di test che voglio aggiungere all'interno di questo flusso come owner. Qui mi dà un bel alert Power Automate, perché mi dice: ok, che vuoi aggiungere un nuovo owner all'interno di questo flusso, però attenzione, gli stai anche condividendo fondamentalmente le tue connessioni, ok? E questo è un po' il motivo per cui io consiglio sempre ai nostri clienti di non usare Power Automate per le applicazioni con il proprio account, ma fare un account di servizio. Al contrario, se invece facciamo dei flussi Power Automate che invece sono solo per automatizzare magari certi task miei di quotidianità, allora benissimo utilizzare le mie connessioni, tanto saranno flussi che non condividerò mai con nessuno. Fatto questo, ecco qua che ho il nuovo owner possibile all'interno del mio Power Automate, e così facilito la collaborazione tra me e i miei colleghi su questi flussi di automazione. Bene, detto questo, passiamo invece a un'utilità che ci dà Power Automate per velocizzare la creazione dei nostri flussi, cioè i template. Se ritorniamo nell'interfaccia grafica di Power Automate, dalla home page avete la possibilità già di scegliere direttamente qua un template, oppure di accedere tramite il menu sulla sinistra a un elenco di tutti i template che Microsoft ci ha preparato per facilitare la creazione dei nostri flussi. E qui c'è qualunque, sbizzarritevi a fare la ricerca dei flussi già pronti, oppure li potete filtrare per argomento. In questo caso ho filtrato tutti i Power Automate che posso creare legati a SharePoint, e vedete ci sono i più classici. Per esempio, prendo un file da SharePoint, lo converto in PDF e lo metto sul mio OneDrive, oppure aggiungo un elemento, cioè quando viene aggiunto un elemento su una grafica SharePoint di una lista SharePoint, mando un'email, oppure mando una notifica quando salvo degli allegati che vengono inviati ad una mail, magari una mail condivisa, e così via. Sfruttate i template non solo proprio per costruire un flusso da zero, ma anche come, diciamo, suggerimenti per farvi capire che tipo di flussi potete fare tramite Power Automate. Ecco quello che vi dicevo prima, cioè fare un'automazione magari per i colleghi del marketing che non vogliono postare un tweet all'interno dell'account Twitter aziendale senza approvazione, e in questo caso possono mettere il testo del tweet all'interno di una lista SharePoint, mettere un'approvazione e poi far sì che il tweet venga twittato, quindi postato automaticamente, magari anche a una specifica ora del giorno. Ok, ecco, questo è il mondo che possiamo creare con Power Automate. Oltre ai template abbiamo anche un concetto molto, molto importante da capire, che sono i connettori.
I connettori li avete visti un po' prima, cioè sono fondamentalmente le nostre azioni, cioè non proprio le nostre azioni, sono la base su cui vengono eseguite le nostre azioni. Quindi di default Power Automate ci dà il connettore con Exchange Online, che lo chiama Outlook 365, che è quello che ci permette di mandare le mail, far partire un flusso quando viene inviato una mail a una mailbox, eccetera eccetera. C'è il connettore per SharePoint, c'è il connettore per Teams, c'è il connettore per Forms, che sono quelli che abbiamo visto oggi. In più ci sono tutta una serie di connettori che appunto sono presenti e che vengono sviluppati da aziende di terze parti. Quindi vediamone alcuni. C'è il connettore di Twitter, c'è il connettore di Trello, c'è il connettore di Dropbox, c'è il connettore di Slack, di YouTube, di OneDrive, quello consumer, di Salesforce e così via. Anche qua, un po' come le azioni, ci sono connettori che potete utilizzare in maniera, diciamo, gratuita, cioè compresa nelle licenze di Microsoft 365 che avete già a disposizione, e invece dei connettori su cui invece avete la necessità di avere una licenza a pagamento. Quindi tutto quello che è citato come premium è assolutamente necessaria la licenza a pagamento, ok? Questi connettori poi non solo potete usare quelli che ci sono già da Microsoft 365, quelli che ci danno le aziende di terze parti, ma potete fare anche il vostro, cioè scrivere il vostro connettore personalizzato. Non entriamo nel dettaglio di questa possibilità, però avete il menu qua sulla sinistra da esplorare. Ok? Bene, andiamo avanti e vediamo un'informazione che è importantissima, che riguarda appunto le licenze d'uso di Power Automate. Eh sì, perché come vi dicevo, Power Automate fa parte dell'ecosistema Microsoft 365, ci sono delle funzionalità che sono comprese nelle classiche licenze, quindi le 1, le 3, le Business Basic, le Business Premium e così via, mentre invece tutto quello che è segnato come Premium ha necessità di una licenza a pagamento specifica. Ok? Vediamo un po' queste possibilità. Ok? Iniziamo dalla parte a pagamento. Ok? Ci sono due piani fondamentalmente principali, anzi tre diciamo. Il piano per utente, fondamentalmente pagando $15 per ogni utente per ogni mese, c'è la possibilità di dire a una singola persona che lui può lanciarsi tutti i flussi che vuole senza alcun limite. Questo perché dovete sapere che le licenze, quelle gratuite, quindi quelle comprese nelle licenze standard di Microsoft 365, hanno dei limiti. Non posso far girare tutti i flussi che voglio per la durata che voglio. Ci sono dei limiti che sono presenti nella documentazione. Oltre alla licenza per utente, c'è la licenza per utente che ha la necessità di fare Robot Process Automation, che è un'altra delle funzionalità un po' più avanzate di Power Automate, e in più c'è la licenza per flusso, cioè magari c'è un flusso che io devo far usare a tante persone, però queste persone utilizzano solo quel flusso e quindi non conviene prendergli una licenza per utente, perché la licenza per utente conviene quando una persona deve far eseguire, no, più flussi, più tipologie di flussi. La licenza per flusso ci dà la possibilità per ogni flusso di pagare $100 per flusso al mese. Ci vuole però un minimo di 5 flussi, quindi dovete mettere, diciamo, in conto di pagare $500 al mese per 5 flussi. Questo ovviamente serve quando avete flussi che utilizzano connettori premium, ne avete tanti, avete deciso proprio di investire su Power Automate per le automazioni, e fate conto che nei connettori premium c'è di tutto, potete accedere a SAP, potete accedere a tool di terze parti, a database interni all'azienda, esterni, soprattutto potete mettere in piedi anche il servizio, che è una cosa un po' più avanzata di Power Automate, di data gateway, cioè flusso che viene eseguito sul cloud ma che invece prende dati che stanno sulla vostra infrastruttura di rete on-prem. Ok,
Vediamo invece le funzionalità, invece quelle gratuite. Ci sono delle licenze che vediamo bene se usiamo Microsoft 365 Maps.com, che è un tool open source molto carino che vi permette di dare un'occhiata a tutte le opzioni sul licensing di Microsoft 365. In questo caso potete fare il filtro su Power Automate e innanzitutto capire in quale delle licenze di Microsoft 365 Power Automate è compreso. E come vi dicevo, ci sono le 1, le 3, le 5, Business Basic, Standard e Premium, con nella sua versione Power Automate for Office 365. Ecco, questa è la versione gratuita presente all'interno delle licenze di Microsoft 365. Cosa c'ha di gratuito? C'ha due cose. Uno, posso utilizzare tutte le funzionalità di Power Automate che abbiamo visto, tranne i connettori premium. Due, le posso utilizzare però con dei limiti. E i limiti sono un po' specificati all'interno della documentazione. Qua trovate solo il limite per gli utenti che hanno la licenza F3, che è quella per i first line workers, che possono fare solamente 2000 step, quindi 2000 azioni per ogni giorno, che sono comunque tantissime. Però diciamo questi sono i limiti, solo per l'F3. I limiti per le altre licenze, guardatevi nella documentazione perché c'è una tabella, insomma non si spiegano con due parole. Ecco, quindi questa è la principale differenza tra le licenze a pagamento che abbiamo visto prima e invece le licenze gratuite che sono comprese quindi all'interno delle licenze di Microsoft 365. Bene, siamo arrivati un po' alla fine, è stata dura, però spero che questa guida sia utile per permettervi di conoscere bene Power Automate e iniziare soprattutto a fare le vostre automazioni all'interno di Microsoft 365.